La partecipazione fisica delle associazioni antiracket al processo Nuova Cupola ad Agrigento, l'intervento di Confindustria con Giuseppe Catanzaro. Eccola qui, è una foto di gruppo. Le associazioni antiracket Libero Futuro Agrigento, Confindustria e Terra Nostra contro le mafie, insieme tra le mura del carcere Petrusa di Agrigento, partecipano all'udienza del processo antimafia Nuova Cupola, riservata all'ascolto di imprenditori e commercianti vittime del racket. Il loro è un gesto di solidarietà, sostegno e incoraggiamento, una iniziativa storica di controtendenza e dirompente. Il messaggio è rivolto non solo dentro ai testimoni, ma anche fuori dalle mura dell'aula bunker del carcere Petrusa, agli imprenditori e commercianti ancora senza coraggio, affinché saltino il fosso verso dignità e libertà. Adesso Giuseppe Catanzaro, vice in Sicilia e presidente ad Agrigento di Confindustria, rilancia. Per la prima volta ad Agrigento non solo si è aperto un fronte di chi vuole concretamente onorare la memoria di Libero Grassi, ma si è comunicato a tutti che indietro non si torna. Al processo Nuova Cupola tanti imprenditori vittime della mafia hanno deciso, senza se e senza ma, di compiere sino in fondo il loro dovere di cittadini e lavoratori. Ed è un traguardo curato e sviluppato in sinergia con le istituzioni interessate alla prevenzione e alla repressione del fenomeno mafioso. Nel corso della stessa udienza, dopo la deposizione, l'imputato Maurizio Romeo avrebbe insultato il commerciante Gianni Cimino. Catanzaro se ne rammarica, ma non ne demorde. Ancora le sue parole. Non solo qualifichiamo la circostanza grave, ma queste forme di arroganza non saranno taciute. Ed anzi rilanciamo, perché le attenzioni a beneficio delle vittime che collaborano con lo Stato le terremo alte. Non intendiamo certo subire in silenzio. Catanzaro ringrazia forze dell'ordine e magistratura per l'impegno difficile e costante e plaude ad alcune preziose novità. Il prefetto di Agrigento Nicola Diomede ha appena benedetto le attività delle associazioni Libero Futuro e Addio Pizzo, apprezzando in particolare il progetto cosiddetto consumo critico, ossia i cittadini che comprano da chi denuncia e non paga il pizzo, e la pubblicazione e diffusione della lista degli operatori che aderiscono a consumo critico.